Ben ritrovati sul canale YouTube Malgrado Tutto Blog. Stiamo per trasmettere la registrazione audio dell'udienza del processo per l'omicidio dell'agente Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che si è tenuta a Palermo il 16 giugno del 2023. Buon ascolto a tutti. Avvocato, scusi, avvocato, lei si chiama? Ma aspetti, se si può avvicinare un attimo dove c'è un microfono. Oh, lì, al microfono suo, ce l'hai il microfono, perfetto. Ragione. Buongiorno Presidente, Buongiorno. sono Mar Avvocato Maria Laura Lima, sostituisco l'Avvocato Maffei. Maffè, quindi come difensore di Brusca Enzo Salvatore, per cui Esattamente. possiamo collegarci. Sì, perfetto. E allora, vediamo di collegarci con il sito remoto. Nel frattempo il pubblico ministero ci illustra, diciamo, la posizione giuridica del Dovrebbe testo. essere 197 bis. Perché ha sentenza. Dovrebbe aver concluso tutto per noi dai nostri atti, diciamo. Però chiedo conferma anche all'avvocato. Avvocato Lima, lei ne ha conoscenza? Presidente, in realtà no, non sono a conoscenza di questo dettaglio, mi dispiace perché sono stata chiamata anche urgentemente, quindi. Sì, certo, mi rendo conto. A lui direttamente Ma anche chiediamo. mettendosi in contatto con l'avvocato Maffei? Faccio Allora, subito, se se può, si possiamo mette in sospendere. contatto, quindi per il pubblico ministero, se non ho capito male, Sì, Brusca 197 bis, 197 perché è bis. esaurito E le, tutto. sì, tutto, ma è condannato per un reato Sì. quantomeno Sì, probatoriamente collegato. assolutamente sì. L'omicidio Genova per il quale è stata depositata peraltro la sentenza e lui ha il riconoscimento dell'articolo 8 e Dell'articolo dovreste avere in atti la sentenza. E abbiamo anche. Non avete portato il certificato Sì, penale? abbiamo i Se certificati. quello lo possiamo acquisire intanto. Sì, Ci Presidente, mi sono scusi, anche mi allontano un secondo per Sì, conferire prego, con l'avvocato. avvocato Lima, Grazie. prego. Allora, questo è il certificato, però c'è un errore nel certificato dei cari dipendenti perché c'è una Allora, pendenza di intanto con il deposito sito remoto dell'avvocato, siamo collegati? ecco perché. C'è il cancelliere? Sì, buongiorno Presidente, il Buongiorno, sito cancelliere. riservato è Perfetto. presente. Prego, Aspetti, aspetti, posso aspetti. proporre? Sì. Prego, Presidente, da sito riservato do atto della presenza del signor Brusca Enzo Salvatore, nato San Giuseppe Jato il 29-10-1968. Do altresì atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al collaboratore. Prego, Presidente. Grazie, lei è il cancelliere designato dal Presidente? Sì, Perfetto. signor Presidente. Perfetto. Allora, signor Brusca, lei ci sente? Sì, buongiorno. Buongiorno. Per il cancelliere, non lo so perché ogni tanto c'è il ritorno di voce. Non si Posso sente chiedere niente. sì, posso chiedere a tutti di spegnere i microfoni? Vediamo se. Allora, per il cancelliere volevo chiedere, voi ci vedete e ci sentite bene? Sì, signor Presidente, vediamo e sentiamo bene. Vedete anche l'altro sito dove è collegato l'imputato di questo reato? L'altro Sì, quadro? vediamo delle Sì, sedie in in questo questo momento momento scorso vuote. Sì, forse sì. fuori inquadratura, ma è lì. Sì. Avvocato Lima, ci chiarisca. Sì, Presidente, confermo, 197 bis. Quindi non ha Non ha, pendenze. no. Perfetto. Se abbiamo il certificato penale lo possiamo acquisire, sarebbe, se c'è, il pubblico ministero, sarebbe utile. Allora, signor Brusca, buongiorno. Lei ci conferma, lei è stato condannato anche per reati in materia di criminalità organizzata e stampo mafioso, 416 bis ed altro? Sì. Ha pendenze allo Stato, pendenze giudiziarie allo Stato o ha definito tutti i suoi processi? Ha definito tutto. Allora, il pubblico ministero quindi chiede che venga sentito ex articolo 197 bis, avvocato Repici, parti civili Sì, si Presidente. associano, avvocato Scozzola si associa. No, non abbiamo ancora completato tutti gli adempimenti.
E allora la Corte, preso atto delle concordi deduzioni delle parti, rilevato che l'odierno dichiarante Brusca Enzo Salvatore risulta ormai irrevocabilmente condannato per reati probatoriamente connessi a quello per il quale oggi si procede, per questi motivi, sentite le parti che concordano, dispone che lo stesso venga sentito ai sensi dell'articolo 197 bis, primo comma, codice di procedura penale. Allora, signor Brusca, lei è stato condannato ormai irrevocabilmente, non ha pendenze ulteriori, quindi lei verrà sentito come testimone. Però, poiché le sue condanne riguardano fatti connessi di criminalità organizzata connessi a quell'oggetto, secondo l'imputazione dell'odierno processo, lei ha alcune garanzie difensive. Prima fra tutti, l'assistenza, lei sarà un testimone, quindi ha l'obbligo, adesso io poi l'ammonirò su questo, ma lei però ha diritto innanzitutto alla difesa, all'assistenza di un difensore. Chi è il suo difensore, signor Brusca? L'avvocato Valerio Maffei. L'avvocato Maffei. L'avvocato Maffei oggi ha designato per questo atto un sostituto, che è l'avvocato Lima, Maria Laura Lima, che è presente in questa sede. Quindi ha capito, signor Brusca, il suo difensore oggi è presente qui in sostituzione, l'avvocato Maria Laura Lima, va bene? Sì. Allora, io intanto acquisiamo il certificato penale di Enzo Brusca Salvatore, già prodotto dal pubblico ministero. Io l'avviso che lei, appunto, sia pure con queste garanzie e l'assistenza del suo difensore qui per assicurare il mantenimento di queste garanzie, lei però è un testimone, perché ha definito la sua posizione come testimone. Io devo avvisarla che lei ha l'obbligo di dire la verità, perché la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti. Se alla fine del processo accertiamo che lei non ha detto tutta la verità, lei verrà chiamata a rispondere del reato di falsa testimonianza, salve, ripeto, le limitazioni sulle domande che le dovessero essere poste, per le quali l'assistenza del suo difensore, il suo difensore è presente a questi fini. Quindi lei come testimone però ha l'obbligo di dire la verità sotto la responsabilità prevista dalla legge per i testimoni falsi e reticenti. Legga quella formula, signor Brusca. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondo nulla di quanto è mia conoscenza. Adesso ci dia le sue generalità, lei si chiama? Brusca Enzo Salvatore, nato a San Giuseppe Alto il 29/10/1968. Lei attualmente è sottoposto e domiciliato al Servizio Centrale di Protezione? Sì. Perfetto, domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione. Allora, pubblico ministero, se vuole può cominciare. Noi daremo, siccome c'è stata una proposta da parte del difensore dell'imputato di acquisizione del verbale, chiaramente riassuntivo e trascrizione, ci siamo consultati e daremo il consenso all'acquisizione. Va bene, allora dite se il pubblico ministero se ci vuole dire quali sono gli estremi del verbale, così lo acquisiamo. Sì, allora il verbale è stato redatto dalla Procura Generale di Palermo in data 7 luglio 2021. Ed è, quindi abbiamo detto, nell'ambito del procedimento 1/21 registro avvocazioni ignoti. E quindi stavo dicendo, questo è verbale sia riassuntivo che trascrittivo, sì, che sì. Trascrizione integrale. No, va bene. Avvocato Repici, avvocato Benici, c'è il consenso, presidente. Consenso da parte di tutte consenso delle parti civili. Avvocato Scozzola, consenso del difensore dell'imputato. E allora la Corte, sull'accordo di tutte le parti, dispone a acquisirsi il verbale di dichiarazioni rese da Brusca Enzo Salvatore, indicato dal pubblico ministero, sia in formato riassuntivo che trascrizione integrale. Sì, allora facciamo solo qualche domanda a chiarimento. Prego, pubblico ministero. Allora, prima di tutto buongiorno. Buongiorno.
Senta, lei ha avuto nella sua vita rapporti con Cosa Nostra e che tipo di rapporti? Sì, io ho avuto rapporti, di fatto ho riportato condanna definitiva. Sì, e come si chiamava suo padre? Brusca Bernardo. Che ruolo aveva suo padre in Cosa Nostra? È stato capo mandamento. Si ricorda il periodo e di quale mandamento? Mandamento San Giuseppe Alto, quando iniziato fino alla sua morte era capo mandamento. Senta, lei è fratello di Giovanni Brusca? Sì. Che ruolo aveva Giovanni Brusca in Cosa Nostra? Prima era soldato e prima era stato reggente della famiglia San Giuseppe Alto. Senta, lei è stato condannato per l'omicidio di Genova Gaetano avvenuto il 31 marzo del 90? Io per la discussione del cadavere, quando hanno portato la vittima già deceduta. Cosa ci può dire di questo omicidio? Qual è stato il suo ruolo quindi? Chi l'ha coinvolta nell'omicidio? Tutto in chiave di sintesi perché abbiamo acquisito il verbale, ma ci sembra corretto che lei ripercorra per la Corte in chiave di sintesi il suo ruolo in questo omicidio, chi l'ha coinvolto. Ci racconti. Mi ha coinvolto mio fratello Giovanni e mi ha detto che Madonia ci avrebbe portato Madonia chi? Qualcosa. Ascolti, Madonia chi? Madonia Salvatore, mi scusi, Madonia Salvatore, si è sentito? Sì, 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 vada avanti, mi scusi. Mi avevo portato qualcosa, però non avevo idea di che cosa trattasse. Un giorno è passato Madonia e mi ha detto di avvisare mio fratello che avrebbe portato l'animale, lo scannavo, lo portava. Il giorno prefissato è arrivato, dentro il cofano c'era un cadavere. L'abbiamo passato su un'altra macchina e io con mio zio Maniuccio l'abbiamo sempre da portarlo. Io sento malissimo e quindi le chiedo scusa, ma è arrivato vivo o morto? Gliel'hanno portato vivo? No. Morto. Morto, ok. Senta, lei ha saputo perché o per quale motivo questo Genova Gaetano viene ucciso? Cosa ha saputo lei della ragione di questo omicidio? Faceva parte di un gruppo che cercava un latitante. E lei questo come lo sa? Chi glielo dice? E adesso sto passando dicendo comunque qualche volta ho avuto qualche abboccamento con Salvatore mia e non mi ricordo specificamente se con mio padre lo stesso. Senta, ma Salvatore Madonia era legato a suo fratello Giovanni? Sì. E quindi questa circostanza che lei dice che questo Gaetano Genova cercava latitanti, quando l'ha saputo? Quando gliel'hanno portato in epoca successiva? Giusto per contestualizzare questa affermazione. In pratica non mi è stato parlato direttamente dello Genova, che non neanche sapeva il nome. Giovanni e Salvo Cimolonia capitavano tutti i giorni incontrarsi, pur essendo io presente, anche se parlavano con me direttamente, mi capitava di apprendere alcuni frammenti dei discorsi e a seguito di quello poi è maturato questo omicidio. Senta, ma io vorrei che lei, se riesce, ci chiarisca, ma Salvino Madonia che interesse aveva a uccidere questa persona? Scusatemi, provi Brusca a mettersi un po' più distante dal microfono, vediamo se riusciamo a sentire meglio, perché la voce arriva un po' disturbata. Si mette leggermente, parli a voce alta, ma leggermente più distante dal microfono. Va bene. Risponde alla domanda del pubblico ministero, prego. L'interesse di Cosa Nostra, cioè tutto ciò che riguardava Cosa Nostra, quindi era ormai che se c'è qualcuno che cercava di tante era contro Cosa Nostra, era l'interesse di Cosa Nostra. Sì, ma siccome lei nel verbale che ha reso appunto
il 7 luglio del 2021 ha dato anche una, diciamo, una descrizione un poco più puntuale di questa cosa, cioè dell'interesse di Salvo Madonia all'omicidio. E quindi per favorire la sua memoria le chiedo, doveva essere ucciso subito per quello che lei ricorda oppure prima dell'uccisione avrebbe dovuto essere sentito questo Gaetano Giardino? Doveva essere sequestrato, io non sapevo se mi arrivava vivo o morto, ero pronto a tutte e due le situazioni, però sì, doveva essere interrogato e questa persona agiva nella zona di San Lorenzo, quella zona di Palermo. Ok, ma e qui le chiedo, sempre per vedere se un po' la memoria le viene, ma doveva essere sequestrato perché? Qual era l'interesse a sequestrarlo e quindi a sentirlo? A interrogarlo? Ricevere informazioni, sapere come era, cioè più informazioni possibile perché si navigava nel buio. Si era? Non ho capito. Si navigava nel buio, avevamo notizie frammentarie, qualche abboccamento l'ho avuto anche con Sante Pullarà, adesso che ci penso, e non era ben definito chi venivano gestiti, chi coordinava questa persona qua. Sì, le chiedo, lei si ricorda se questo sequestro, interrogatorio, omicidio, chiamiamolo così per dare un'idea del cronoprogramma criminoso, era in qualche misura collegato a un altro fatto delittuoso che si era verificato qualche tempo prima? Era successo qualcosa di, non mi ricordo se c'è stato un arresto, qualcosa che c'è stato, che ha scatenato queste cose, però in questo momento le chiedo scusa, non riesco a focalizzare, anche perché scusi un attimo solo, pubblicamente. Brusca, si deve allontanare un po' dal microfono, quando lei sta più lontano si sente meglio. Allora, io provo sempre per rispetto della sua memoria ricordarle alcuni passaggi del suo atto, il suo verbale del 7 luglio 2021. C'è un passaggio, pagina 6-7 per chi ci segue. Lei, il dottore Gozzo, le fa una domanda e le chiede principalmente se c'era un minimo di pericolo, pagina 5, a portare questa persona da Palermo a San Giuseppe Jato. Lei risponde che sì, erano cose che accadevano in quel momento storico e questo l'ha detto. Poi però lei spontaneamente, pagina 6, seguendo quella domanda, fa riferimento a questa circostanza, che quell'omicidio gli era per scoprire un altro omicidio. E qui mi fermo per vedere se lei si ricorda. Lei dice per scoprire un altro omicidio, si ricorda quale poteva essere questo omicidio del quale lei spontaneamente parlò nel verbale? Presidente, però dovremmo continuare con la dichiarazione. No, ma anzi, è proprio... Aspetti, Brusca, avvocato, proprio per evitare di suggerire, anche se l'abbiamo acquisito, proprio per evitare suggerimenti, adesso vediamo che cosa risponde il test, se poi dobbiamo... se poi ci sono eventualmente delle contestazioni, delle precisazioni, le faremo. Allora. Sì, io adesso dico scusa, sono passato 30 anni, quindi non è successo un fatto a un omicidio di un marito e moglie, non mi ricordo la zona, e quindi siccome era un fatto grave che è successo nella zona di Madonia, cercavo di arrivare fino in fondo perché loro in quel momento non avevano luce su questo fatto. Quale motivo, se lo ricorda,
nello specifico, che lei lo ha detto in quell'interrogatorio, Salvino Madonia era particolarmente interessato a far luce su questo fatto, se lo ricorda? Lei ha fatto... Perché era, è più che un fatto che è il nostro territorio. Aspetti che non si sente, un attimo. Ma il cancelliere è lì presente, ma perché ci sono questi disturbi? Avete qualcosa di acceso? Spegniamo tutti i microfoni e Brusca, lei si metta leggermente più distante da lui. Chiedo scusa signor Presidente, da noi, da sito riservato, tutti i microfoni sono spenti. Se posso, provo a sentire la sala regia un attimo, grazie Presidente. Va bene, nel frattempo, nel frattempo proseguiamo, ripeto Brusca, parli a voce alta ma mettendosi un po' più distante dal microfono, vediamo se riusciamo a risolvere. Dove erano rimasti? Questo. Vediamo un attimo. Aspetti Brusca. Vediamo se c'è un problema di linea. Il cancelliere si sta mettendo in contatto con la sala regia. Formulare la domanda. Allora, io vorrei sapere se lei ricorda per quale motivo, per quale contesto di circostanze Salvatore Madonia, Salvino Madonia era interessato a questo interrogatorio omicidio. Perché il giorno che è successo lui ha rischiato. Il giorno che è successo cosa? È il microfono, che questo mio microfono è guasto. Quando lo attivo lui si fa rumore. Non si capisce, Presidente. Sì, va bene, allora sospendiamo un minuto, vediamo. Chiedo scusa al cancelliere, ho sentito in sala regia, mi hanno appena informato che stanno attivando i tecnici per la risoluzione del problema. Bene, grazie cancelliere. Allora sospendiamo proprio un minuto. Diteci quando il problema è risolto, va bene? Sospendiamo intanto un minuto, grazie. Va bene, ok. Allora, signor. Aspetti. Allora riprendiamo l'udienza. Speriamo di aver risolto. Sì, speravamo di aver risolto il problema. Comunque, vediamo adesso di andare avanti. Stava il pubblico ministero, ripeto la domanda. Brusca, lei c'è sempre? Sì, sì. Io le ho chiesto, sì. Salvo Madonia voleva questo sequestro, interrogatorio, omicidio. Lei aveva anche avviato una risposta e, se ho ben inteso, mi corregga se sbaglio, aveva collegato questa cosa a un fatto omicidiario avvenuto qualche tempo prima, e qui poi mi sono persa, quindi vorrei che lei cortesemente ripartisse dalla risposta a questa domanda. Quando è venuto questo omicidio, questo marito e moglie, lui non mi ricordo se sta facendo un evento con persona, si sta sposando, non so cosa stava facendo, e ha rischiato morto perché c'è stato un intervento cospicuo di polizia. Questo allora, ricordo, se è questo. Sì, ok, fermiamoci un attimo. Omicidio di marito e moglie, lei si ricorda come si chiamavano questo marito e questa moglie? In questo momento ero scuso, un muro di memoria, non mi ricordo. Cosa faceva il marito? Se lo ricordi? Il poliziotto. Quindi il marito faceva il poliziotto. Si ricorda l'omicidio dove è avvenuto? Nella zona di Madonia. Zona di Madonia, era una villetta. Lei nel...
verbale del 7 luglio 2021 a pagina 9 dice: il marito faceva il poliziotto, è successo a Villa Grazia, non mi ricordo, in quella zona lì. Conferma questa cosa? Sì. Può essere che l'omicidio, il duplice omicidio, era l'omicidio Agostino Castelluccio? Sì, Agostino, sì. Senta, fermiamoci un attimo. Quindi lei ha detto che Madonia Salvino quel giorno doveva fare qualcosa di interesse personale, mi pare di capire, e che in occasione dello spiegamento di forze che si era verificato in conseguenza dell'omicidio aveva rischiato un controllo. Ho capito bene? Mi corregga se sbaglio. Sì, ha rischiato di essere arrestato. Ecco, ma quindi lui lo sapeva di questo omicidio? Che lei ha detto che si è verificato. Dalla reazione io ho percepito di no. Senta, suo fratello le disse qualche cosa in merito a questo omicidio poi? Ne avete più parlato? No. Senta, un'altra domanda. Lei sa se suo fratello aveva diciamo un rapporto particolare con una persona che si chiama Santo Sottile? Sì. Che tipo di rapporto aveva? Lo gestiva, cioè una persona che faceva tante cose per mio fratello, lo gestiva come factotum, quando c'era qualche impiccio, qualcosa, lo gestiva in maniera particolare. Senta, questo Santo Sottile era sposato? Sì. Si ricorda come si chiamava la moglie? In questo momento io scuso un modo di nuovo, la conoscevo. Sa se questa moglie era particolarmente legata a suo fratello Giovanni? Sì. E si ricorda anche che tipo di legame c'era, che tipo di frequentazione c'era fra i due? Personalmente, però si diceva che avesse avuto una storia, una tresca, non so come definirla, comunque una storia intima. Una storia, diciamo, una storia sentimentale. Senta, un'altra cosa prima di passare a qualche approfondimento. Lei ha detto suo padre Bernardo Brusca, mandamento di San Giuseppe Iato, ha parlato del rapporto stretto fra suo fratello Giovanni e Madonia. Madonia a quale mandamento facevano riferimento? Mandamento del sultano. E che legame c'era? Era un legame stretto fra il mandamento di San Giuseppe Iato e il mandamento di Re Sultana? Sì, molto intimo, in particolare però anche volevo un rapporto anche personale oltre la storia del mandamento. Senta, ritorniamo un attimo all'omicidio Genova, per il quale ricordo a me stessa che la sentenza è stata depositata e lei ha avuto riconosciuta la circostanza dell'articolo 8 che si riconosce ai collaboratori di giustizia per questo omicidio, se lo ricorda. Noi abbiamo la sentenza, quindi diciamo è solo una conferma che le chiedo. Sì, anche perché non ero neanche imputato, quindi. Senta, io le chiedo questo. Lei ha detto, la stessa domanda a precisazione le venne fatta nel verbale del 7 luglio 2021, che c'era un particolare astio nei confronti di Genova, ma lei ha parlato poi di questo mancato controllo, questo controllo col quale Salvo Madonia è stato messo in pericolo. Però oggi ha anche detto che questo Genova era collegato ai cacciatori di taglie, così ha detto oggi.
può essere più preciso? Si ricorda qualcosa in particolare? Perché io voglio capire, quindi questo astio di Madonia era collegato al mancato controllo, al quel controllo che lo aveva messo in pericolo di essere arrestato, o in astratto poteva essere collegato proprio a questo discorso dei cacciatori d'Italia del quale lei oggi ha riferito, peraltro spontaneamente? Io, scusa, permesso che sono tanti anni, non vorrei sovrapporre qualche ricordo, però quello che è dell'Umadonia, che mi ricordo che è arrivato infuriato con mio fratello perché ha rischiato tanto, quello me lo ricordo benissimo. Poi ha avuto degli abboccamenti con Santi Pularà, però Santi Pularà non sapeva che era partecipato. Ha avuto degli abboccamenti con Santi Pularà, però Santi Pularà non sapeva che era partecipato all'omicidio di Genova, che c'era un gruppo a Palermo di guidare servizi segreti per individuare dei tanti. È una somma che ho fatto io. Quindi questo Genova era, cioè lei come lo ha definito, poteva essere un confidente? Sì. E quindi, diciamo, lei sa... Qualcuno gliel'ha detto che il motivo di questo interrogatorio poteva essere legato proprio a questa circostanza? Cioè l'interrogatorio che doveva essere fatto dopo il sequestro e prima dell'omicidio poteva essere collegato a questa circostanza, al fatto che fosse, diciamo, coinvolto nel gruppo dei cacciatori d'Italia? No, prevalentemente era per il fatto che era successo, da quello che ho percepito io. Poi una volta che c'era lì in mano, più c'è notizia, cercava di tirar fuori, sarebbe stato più importante. Quindi suo fratello le ha mai parlato di... le faccio la stessa domanda che le venne fatta a pagina 22 del verbale del 7 luglio 2021. Suo fratello Giovanni le ha mai parlato di spioni che davano notizie alla polizia? No. Senta, un'altra cosa. Ritorniamo a Santo Sottile. Santo Sottile e suo fratello, i rapporti diciamo sono stati molto intensi, c'era una frequentazione molto intensa anche con la moglie e con lui in quegli anni, negli anni proprio di questi, possiamo qualificare fra l'89 e il 90, c'erano queste frequentazioni intense? 88, 89, 90. La storia del mio fratello, sentimentale mio fratello da Monte Sottile, le sapeva molto prima. Adesso non so come identificare in quale periodo. Quindi la storia fra suo fratello e questa signora è anche risalente rispetto a questo periodo, ma è stata una storia lunga. Non lo so dire, so che c'è la storia, però non ho mai cercato personalmente la congruità della storia. Un'ultima cosa, lei ha mai sentito parlare da suo fratello, anche qui una domanda che le venne fatta nell'interrogatorio del 7 luglio 2021, dei fratelli Scotto dentro Cosa Nostra, Gaetano e Francesco Scotto? Se dovrei vedere di persona se li conosco, il cognome non mi dice nulla. Senta, ancora un'altra cosa, Salvatore Madonia e Nino Madonia, in quel periodo storico che rapporti avevano i due fratelli? I due fratelli apparentemente erano un buon rapporto, però c'era staccamento, vedevo più la vicinanza di Salvatore Madonia con mio fratello Giovanni che con suo fratello. Però, dico, fra i due fratelli c'era un buon rapporto. Da quello che vedevo, cordiale, cioè non vedevo quell'intimità, però il rapporto c'era. Senta, lei ha mai saputo se la moglie di Santo Sottile era imparentata con la moglie dell'agente Agostino? No. Non ho altre domande. La parte civile?
Sì, grazie Presidente. Avvocato Repici. Buongiorno signor Brusca, solo alcuni chiarimenti. Buongiorno. Il primo è questo. Lei ha, ha mai saputo del ritorno del pentito Totuccio Contorno in Sicilia? Sì. L'ha saputo prima o dopo dell'arresto di Contorno? Molto prima. Molto prima. E come l'ha saputo? Lo cercavamo. Chi lo cercavate? Cosa nostra, noi. E sapevamo che era lì, c'era stato un omicidio che non giustificavamo e pensavamo che fosse lui. Questa identificazione di Contorno in Sicilia da parte di Cosa Nostra è collegata al personaggio, cioè al luogo in cui Contorno poi fu arrestato, quello è un dato di fatto, il 26 maggio del 1989? No, io non so neanche dove sarà stato Contorno, so che all'epoca alcuni uomini d'onore, non mi ricordo preciso adesso, sono stati uccisi e dentro Cosa Nostra la dottorina, la persona aveva dato l'ordine di dare la caccia perché Contorno girava per Palermo. Ho capito, però non ho capito bene la prima parte della sua risposta, e cioè Contorno aveva, cioè secondo Cosa Nostra, Contorno era tornato in Sicilia a fare qualcosa? Sì, a uccidere. E questa era la ragione per la quale si dava la caccia a Contorno? Anche. Lei sa all'interno di Cosa Nostra da chi per primo arrivò la notizia della presenza di Contorno in Sicilia? No, mi ricordo c'è stato un omicidio che veniva dato per inspiegabile, Totorrina e qualcuna persona hanno votato che era per Contorno. Quindi è stata una circostanza appresa da Riina in relazione a un omicidio del quale si sospettò Contorno? Sì, non so se corrispondeva davvero o meno, era questa voce che ha cercato dentro Cosa Nostra, di cercare che c'è Contorno, che vede qualcosa di strano, che vede perché c'è Contorno e che è tornato a sparare a Palermo. E lei ricorda quale fosse questo omicidio rispetto al quale Riina sospettò che ci fosse il coinvolgimento di Contorno? No. Non ricorda neanche il luogo in cui era stato commesso l'omicidio? Credo la zona di Partenza Mandello, quella zona lì, altra via, dove di Norse, però non mi ricordo, comunque quella zona lì. Cioè Partenza Mandello oppure ha detto? Trabia, non so, Trabia. Non vorrei sbagliare. Va bene. Queste circostanze a lei le riferì suo fratello Giovanni o altri? Lei personalmente da chi le ha sentite? No, io da Di Maggio, mio fratello non ha mai parlato di questa cosa, tramite Di Maggio, Santi Pullarà, perché siamo intorno all'86-87, Di Maggio era reggente e quindi da altre persone di Cosa Nostra. E quindi a quando risalirebbe questa circostanza, 86-87? Dopo 87, dopo che c'era collaborato di giustizia. Sì, solo che è noto che Contorno iniziò a collaborare con la giustizia nell'84. Lei dice, io l'ho appreso da Balduccio Di Maggio e da Santi Pullarà, forse. Lei lo ha appreso nel periodo in cui... Lei lo ha preso nel periodo in cui Balduccio Di Maggio era reggente della famiglia di San Giuseppe Iato? Sì, anche in quel periodo, 84-85, siamo in quel periodo lì. Vabbè. Senta, un
una ultima cosa. Lei ci fu un momento in cui, ebbe dei problemi personali che la distaccarono dalle attività di Cosa Nostra in relazione a un suo incidente? Sì, ho avuto un incidente nel 90 e sono stato in ospedale, quindi momentaneamente non idoneo fisicamente a poter partecipare a questo di Cosa Nostra. Questo incidente ricorda se lei lo subì prima o dopo della soppressione del cadavere di Genova? Io, scusa, ho partecipato all'omicidio Filippo, ho partecipato, credo che dopo il 90, adesso non vorrei dire una fesseria, però credo che sia già avuto un incidente, credo che sia dopo il 90, siamo nel 91-92, credo. Quindi l'incidente è successivo alla scomparsa di Genova? No, l'incidente è antecedente alla scomparsa di Genova, se non ricordo male. E questa era la domanda. Questo incidente, per quanto tempo la distolse dalla vita che praticava ordinariamente? 4-5 mesi. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. In riesame. Una sola precisazione, perché in realtà non è chiarissimo. Cioè lei, queste circostanze che Salvino Madonia era adirato per il fatto che il giorno del duplice omicidio Agostino Castelluccio lui ha rischiato un controllo mentre doveva fare delle cose personali, la apprende quando le portano il cadavere, cioè il giorno in cui lei prende materialmente questo cadavere, o in altro momento temporale antecedente? Questo voglio capire, perché non è chiarissimo. No, molto antecedente. Cioè, una delle tante volte che Salvo Madonia è arrivato, veniva a San Giuseppe Alto, quel giorno era in maniera molto chiara, avvitata, ed era appena avvenuto il duplice omicidio. Ho capito. Va bene, non ho altre domande. No, soltanto un chiarimento. Lei ha detto quindi che mi sente brusca? Sì. Lei ha detto che lei non ha partecipato all'omicidio, giusto? Parliamo dell'omicidio Genova. Sì, cioè mi chiedo scusa, signor Presidente, cioè io tecnicamente sono concorrente all'omicidio, non ero lì al momento che è stato ucciso, da me è stato portato solo il cadavere. Esatto, va bene, volevo dire questo, a lei è stato portato il cadavere, quindi ovviamente davanti a lei non c'è stato nessuno, siccome lei anche nelle sue dichiarazioni dice normalmente il sequestro si fa per un interrogatorio. Ovviamente lei, interrogatorio, non può averne fatto perché ha avuto direttamente il cadavere. La domanda è, lei sa se prima di portarle il cadavere di Genova fosse stato fatto eventualmente un interrogatorio e su che cosa e con che esito? Se lo sa, se le è stato detto, Brusca. Sul interrogatorio che sia avvenuto, sì, che non abbia dato molte informazioni, e nei termini, cioè solo breve, quando mio fratello poi, due secondi, quando ci ha ceduto il cadavere, non è che è stato un dialogo vero e proprio, però da noi basta un gesto per capire, per dire, mio fratello fa il gesto, dice qualcosa, e stavo venendo un tipo scotto la testa per dire non ci ha detto nulla di importante. Nulla di importante, ma l'oggetto dell'interrogatorio sul quale doveva essere interrogato Genova e che poi non avrebbe detto nulla di importante, almeno lei questo lo ha saputo? Quali erano gli argomenti? No, non lo sapevo, signor Presidente. Non l'ha saputo. Quindi questo interrogatorio da chi è stato condotto? Se lo sa. Da Salvo Madonia personalmente e con un'altra persona che io non so se quando è stato sequestrato erano altre persone. Ho capito. Va bene, su questi temi ci sono domande, pubblico ministero, avvocato Repici, avvocato Scozza.
Va bene, allora non ci sono altre domande, grazie signor Brusca, ringraziamo il cancelliere che porterà i nostri ringraziamenti anche al Presidente del Tribunale, grazie. Grazie Presidente. Grazie a voi e possiamo chiudere il collegamento. Grazie, arrivederci a tutti.